puro dalla risata al pianto. Il nostro cuore spaccava il metronomo del mondo ed il respiro era regolare e profondo. Questo fino al momento del nostro abbandono, complice anche il tempo e questo mondo buono, che è solo il prodotto di altri come noi, che non hanno capito mai la differenza fra la paranoia e la paranoia. Gli italiani quando cantano in inglese sono sempre esagerati. Questo chi era? Sposta la finestrella. No, dovrebbe essere Caparezza con Tony Hadley, Goodbye Malinconia. Ma Tony è inglese.
Chi se ne frega, però esagera troppo. Esagera. Sì, sì, sì. Abbiamo un alveare qui nelle orecchie. Sì. La sta accendendo. Vediamo se parte. Dici che parte? Sì. Sì, sì, parte, parte. Sta ancora dormendo, ha sbagliato 5-6 volte l'accordo, ma va bene così. Questa cos'è che... Siamo stanchi oggi. Quando le cose vanno suonate così dal vivo, sì, no, sì, una cappellata ogni tanto. Giusto per far capire a casa che... Siamo dal vivo. Siamo dal vivi, più che altro, siamo vivi. Comunque... Oddio, se continuo così mi sa che è meglio che mi ammazzo. No. Prima di salire sul Monte Ciavola, faremo un bel funerale. Ti Monte Ciavola, sì. Esatto. Solo per gli amanti della natura. È normale, amanti della natura. Quindi se ti affidi a me stai a posto. E a parte tutto, oggi è venerdì fine settimana, come tutti i venerdì. Ultimo giorno di radio per il momento. Oh, per il momento. Poi si riprenderà il venerdì. Beh, chiudere è un onore. Chiudere è un onore, allora. Chiudo la porta che ho aperto. Cioè, aspetta, ultimo giorno di radio per questa settimana. Ho detto per il momento, infatti. Per questa settimana sono. Comunque, a parte tutto, è fine settimana, quindi ci godremo questo bellissimo weekend fatto di sole, fatto di sole. Di mare. Quante... Sì, sì, vai a mare, vai. Vai a mare di questo periodo. Sì, io ho cercato di mettermi qualche maglietta un po' più. Più scollata. Però fa sai cos'è? Arrivata una certa età, uno deve stare attento. C'ho ancora la maglietta della salute. No, quella me la metto pure io, sai. Lana e cotone. No. Cioè... tutta roba buona, guarda. Sì, sì. Guarda. Non so fino a che punto è tutta roba buona. Se... Per il Monte Cifolo ho comprato pure una maglia che quando sudi si riscalda. È proprio termica apposta. Quindi perfetto. Ti riscalda con il tuo sudore, sì, una cosa pazzesca. Più si bagna, no, pure con l'acqua. Più si bagna. Con l'acqua. Sì, sì, è una zuzizio, una cosa. Costa comunque sopra le 70 euro. La famosa zuzizu. Zuzi, una cosa del genere, ma non mi ricordo. Comunque è una marca. Il famoso sito porno. La usa già da un po'. Zuzizu.com. La usano per fare queste escursioni. Diciamo, sì, sì, perché è una maglia alta che resiste. Quota. Tu appena la metti ti viene un calore assurdo. Sì, e il problema è lavarla poi là sopra. Immagino. Vabbè. Comunque, a parte tutto, allora, oggi è uscito il sole, quindi si sta cominciando a vedere la primavera, cominciano ad arrivare i primi starnuti dovuti alle allergie. Statemi lontano. È questo. Ritroviamo il nostro caro amico computer che è tornato qui con noi. Un'assenza. Sì. Poi vede ancora una volta gli stessi fogli che girano da una settimana oramai su questi tavoli. Beh, c'è una lista qui lunga, no? Lunghissima. Abbastanza lunga, sì. Sì, di cose imbarazzanti che... riconoscono. Che poi è da vedere, forse sono 300 cose imbarazzanti di cui 200 non sono cose imbarazzanti, cioè è una lista fatta con i piedi. Non l'ho fatta io però. E vabbè, però rimane tutto in famiglia, l'ha fatta Alice, quindi... E comunque, allora questo fine settimana che eventi ci sono in giro? Cosa farete voi questo fine settimana? Allora questo fine settimana sicuramente... Trekking. Trekking. Salutare. Sì. Ho deciso di scendere un'altra taglia, quindi... un'altra taglia, quindi dalla 46 vediamo fin dove arriveremo. Che puntualmente riprenderà nelle vacanze di Pasqua. No, ma guarda, devo essere sincero che diete non ne faccio. Neanche. Perché dopo mangiato, ho capito, proprio l'altro giorno sono stato a Spagari, come si dice dalla porta. Buoni. Ma già sono usciti gli asparagi? Usciti, mi sono fatta una frittata l'altro giorno. Ho visto su Facebook, mamma mia.
Mi raccomando, mangiate tutti quanti frittate asparagi perché è buonissima. Per 2-3 giorni quando vai in bagno, praticamente ti ritorna il profumo. Puoi riempire il boccaccio, puoi riempire. Ma là, là è un aroma particolare. Beh, aroma. Quanti boccacci riempiti con gli asparagi? Ma quella non ti conviene conservarla, però. No. Là esce proprio Slimer. A meno che non sei affascinato dall'orrido, allora sì, ti conviene. Comunque ti esplode in faccia tutto ad un tratto. Comunque Paolo farà il truzzo come sempre, andrà a ballare questo fine settimana. No, io non vado non a ballare. Non sei mai andato ad asparagi? Sì, quando ero più piccolo ci andavo con papà, solo che ora papà è vecchio e non ci andiamo più. Ma quella non c'è età, non c'è età. Deve essere una cosa anche che ti prende. Io prima andavo ad Aieta, sulle montagne, c'è una sorgente da non so come spiegarmi. Ho capito. E io lì vicino praticamente ho una terra. Addentandosi nella terra io trovavo gli asparagi dopo le frittate che ne uscivano. Una cosa spettacolare. C'è un bel posto dove che non te ne accorgi, ti stanchi da morire perché poi alla fine ti ritiri un po' stanco, no? Però è anche vero che ti diverti. Il premio è quello di portare a casa un bel mazzo di asparagi, però. Questo è vero. Vabbè, normale, poi dipende che valore gli dai. Tipo a me che porto un mazzo di asparagi a casa, non cambia niente. Però è giusto anche che, tipo, chi va a funghi, chi va a pescare, sono cose che devi avere una passione particolare. Io non la concepisco, però è giusto che la passione è quella. Esatto, sì, è una passione che giustamente c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io la domenica preferisco molto allegramente sedermi a tavola e basta. Mangiare, mangi, quello che ti ritrovi. Non si vede però, Guarda, ti assicuro che vita sedentaria mi stai dicendo, no? No, adesso sì, nell'ultimo periodo un pochino sì, ma prima, fino a che non andavo in disoccupazione, facevo una vita molto molto movimentata. Tant'è vero che fino a 2 anni fa pesavo 63, ora ne peso 80, quindi. Mazza! 80 kg. Dove? Li tiene nascosti sotto. Guarda, meglio che piedi. Non te lo dico. No! Perché sai, 80 kg ha un grande piede, dovrebbe avere, non voglio esagerare, ma un 4 kg più di me. Tu sei 76. Ecco, io guarda, se bilancia, me ne sono accorto anche quando, se mi guardi di profilo, dovrei essere un 90-96 kg a questo punto. Non ci sembra, però diciamo che me ne sono accorto quando adesso ho ripreso la moto dopo da ottobre, l'ho ripresa e da ottobre ho messo qualche chilo. Stranamente si abbassava di più la moto, ma erano le gomme sgonfie. 90. Comunque può essere pure un fatto di ossatura. Sì. Perché il peso, cioè magari le ossa sono più doppie e quindi però comunque è anche buona come scusa. Uno dice sono ingrassato, no, sono costituzione, le ossa, costituzione, no, è ritenzione idrica. C'è la frase tolta sotto la panza, c'è crianza, ma fammi capire adesso, non c'è Vincenzo e metti tu questi rapper appizzottati. Meno male. No, che poi io volevo sentire magari se eri favorevole a questa cosa. I Guns N' Roses, China's Democracy. Anche November Rain, Welcome to the Jungle. Mettiamo un po' di rock perché se voi mi date un secondo io cerco quindi calma. Quale diceva Graziano? China, sì. Io il tempo che me la trovo qui. Mettila. Se ci vai a ragionare, Guns, in tutte le canzoni hanno quel carattere particolare di essere. Cioè, allora, tu quando ascolti una canzone, sai che è la loro. Hanno quel carattere particolare dove c'è Axl Rose che è incazzoso. Ma niente, che poi nelle interviste lo senti parlare, ha una voce così. Poi quando canta, c'è la voce, bro! Lo odiavano prima che diventasse Axl. Sì, lo odiavano perché lui dice che aveva una voce da femmina. In effetti è vero. Sì, aveva una voce da femmina e poi non poteva mai sfondare con il rock perché lui era, diciamo, una femminuccia nel gruppo. Lui portava sempre sti stivali da cowboy, anche sotto la tuta, quindi lo prendevano, diciamo, per il culo a scuola proprio quando andava al liceo. E poi è diventato Axl. Poi è diventato il tossico che conosciamo, però con una grandissima voce. Ma visto quanto è buono? Ultimamente è buono in che senso? Nel senso che c'ha il naso da una ragazza, cioè proprio sembra sembra una donna. Sembra, infatti, lui veniva chiamata la bambina. Ah, ecco.
Viene chiamato perché quando si ha capelli lunghi, no? Biondi. Non lo so. Tipo Paul McCartney, una cosa del genere. Uno c'ha il doppione. No, no, non è doppione, no, no, c'ha doppia orecchia in questo senso. Perché sai, Axel, c'è questo capello lungo, posto sto naso all'insù. Un posto praticamente, cioè che cos'è? No, no, era bello, era guarda bello. Che bello, però l'ultimo quando è uscito, c'è il chirurgo che gli ha messo le mani addosso. Sì. Gli ha fatto una paliata, ma cioè, nel senso l'ha fatto proprio. Intanto, questa bellissimo. È la canzone richiesta? Sì, ce l'ascoltiamo, dai. Guns N' Roses, Guns N' Roses a livello di hard rock sono tra i migliori che siano mai esistiti. Assolutamente. La solo era da... Scherziamo, Slash e Slash, dai ragazzi. Ecco, quindi oggi diamo il via ad un ritaglio che ci prendiamo io e Graziano per portare quella che è la musica delle musiche a confronto. Mettiamo a confronto due gruppi, sì. Presi a scelta, presi un po' a cazzo, diciamo così. A cazzo. Non facciamo il paragone, però comunque sono due grandissimi gruppi. Perfetto, questa era l'Alfa e l'Omega. L'Alfa e l'Omega, esatto. L'Alfa e l'Omega sono due opposti che non c'entrano l'uno con l'altro, ma che hanno segnato profondamente la storia della musica rock, hard rock. Vedevo Paolo che si stava dannando per dire qualcosa. No, vorrei sapere il titolo della seconda canzone di The Crystal Ship. The Crystal Ship è una canzone di Jim, no? Jim Morrison, fatta nel 63, se non sbaglio. Quindi nel miglior, come si dice, ha sfogato questa... 50 anni fa, cazzarola. Eh sì, dai. Quindi oggi mettiamo a paragone i Doors con...
con aspetta, gruppi, vediamo se se lo riconosce. Se lo ricorda. No. L'ha appena, hai capito? Guns N' Roses. Ma stai scherzando? No, vi giuro, raga, perché io comunque no, è completamente un altro genere. Io no. Che anno sei, Paolo? 95. È 90, cioè, capito? È 8 anni più piccolo di me e già non li conosce, capito? Vabbè che pure altri miei coetanei si fermano alle canzoni di Caparezza. È il massimo di quello che si avvicina al rock, con tutto che Caparezza non ha nulla a che vedere con il rock, però è il massimo dell'aggressività che ascoltano. Ma va bene, ci siamo qui noi per rinfrescarvi la memoria. Bravi. No, mi fa ridere lui perché mette la canzone, poi dice è questa. Beh, no, direi. Non la so, vi no, giuro, non le so io. Allora, vai su YouTube, cerchi Crystal Ship Official Video oppure più lyrics. No, eccola. Eccola qua. The Doors, Crystal Ship. And fill with pain, enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Streets of fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Avete ascoltato il disco della settimana. We're gonna have a good time. We're gonna have a party. Power Hit Radio. In ogni momento, in ogni occasione, ai tuoi piedi, sempre la moda IR. IR, al passo con il tuo stile. IR, le migliori calzature, comfort, eleganza, convenienza. Tanta, tanta scelta per tutta la famiglia. Da IR ci sono le più belle scarpe per uomo, donna e bambino. Quanti modelli, anche tutte le sportive. E poi la gamma completa delle bellissime pantofole in blu e De Fonseca. E la pelletteria, raffinata e sempre alla moda. IR, calzature e pelletteria. Corso Aldo Moro, Tortora Marina. IR, al passo con il tuo stile. Certo che guidi come un vero pilota. Dimmi, dove hai imparato? Ho iniziato con la patente della moto all'autoscuola del sole. E poi non ho resistito. Così ho fatto quella per auto, autocarro, la corriera e perfino quella nautica, ya? Ecco perché guidi così bene. Sciumi. Autoscuola del sole. Esami in sede di tutte le categorie di patenti. A, B, C, D, E, K. Anche patenti nautiche. Autoscuola del sole. In via Fratelli Bandiera 46 a Praia Mare. Telefono 0985 73 191. Autoscuola del Sole, consigliata dai migliori. Non brancolare nel buio. Apri gli occhi. L'alternativa. Stiamo parlando di rock e mettiamo qualcosa che non c'entra niente. Tokyo tipo Tokyo Hotel. Che palle, che poi questo a proposito di gente. Tu sei proprio no. Esatto. No, che poi stiamo parlando di effeminati. Questo che sembra una femmina. Io ho un amico mio sì, carissimo ex compagno di classe, che dice che vabbè, diciamo, ha fatto dei sogni erotici su, diciamo così, sul cantante dei Tokyo Hotel, fino a che non ha scoperto che era un uomo. Ma mi ha detto che ci è rimasto scandalizzato.
Vabbè, forse nei sogni giustamente ha visto qualcos'altro. No, no, quindi ho detto sogni erotici per non dire altro. Aspetta, ecco. Questo è maschio. È maschio, sì. È maschio. Bene, buonasera. Però, essendo che sono molto giovane, non mi dire che non conosce neanche loro. No, no, loro li conosco. Purtroppo. Cioè, ma giusto per farvi capire la differenza, voi siete cresciuti con Guns N' Roses. Gliela dedichiamo. Dorse, io so gliela dedichiamo. Perché abbiamo trovato un tuo punto debole. Vai. È uno dei tanti punti deboli di Paolo. È che non conosce una benemerita mazza del genere rock. Gli dedichiamo una canzone molto rock. Oh, vedi? Con il fischio di. Non ti preoccupare, ci siamo noi che ti facciamo, diciamo, ti facciamo un po' di scuola. Ma grazie mille, non, ragazzi. Non mi ritengo un maestro, perché comunque sono, cioè, la mia infanzia, diciamo, è ancora tuttora ascolto rock, quindi forse qualcosina ti posso dire, ma proprio ti posso insegnare quello che ho, che so, ecco. E cosa sai? Vai, fammi sapere. È una marea di cose, una marea di cose. È tutto, ecco, perfetto. Cioè, ci hanno copiato la canzone, no? Sì, vede, neanche l'abbiamo messa. Mamma mia, cioè, è incredibile. Che poi questo è reggae. Sì, questo è Bob Marley. Che poi vedete come si è evoluta in modo brutto il reggae. Dal reggae si è andato a finire al pop nero, quello dove ci sono tutti i culi che si muovono e gente tipo scena. Poi c'è la palla per Barigoni. Vabbè, ma quelli sono gli Illuminati che mettono. Ricordate, i culi perché vogliono. Bravo, vogliono ipnotizzare il mondo. No, più che altro, mi raccomando, ogni cosa che fate, ricordatevi che c'è un complotto dietro. Cioè, anche quando vostra madre vi chiama per mangiare, c'è il complotto. Un mistero ve lo spiegherà. Ma lo sai che ieri sono stato su una panchina con un signore molto colto, veramente. Sì. Oddio, lui pascola le pecore. Però c'è una cultura incredibile. Sì, sì, lo conosco. Scrive dei libri. E astrologia, cioè tu vedi cosa parla degli Illuminati, delle cose. Sì. E della televisione soprattutto. Dice che lui non la guarda da quando hanno tolto Carosello. Per dire. Ma è giusto. C'è gente che è rimasta sconvolta quando hanno tolto Carosello, veramente. Io da quando hanno fatto Amici non lo guardo, non la guardo. Ma lo sai perché? Lui sa che cosa diceva su Carosello. Adesso non ricordo il nome, perché sono smemorato proprio. Era un amico di mio padre. Del 40, beh, sì, del 40, 1940. Lo dice a me, non lo so. No, no, lui è del 40, perché mio padre è del 38. 37. Allora lui diceva che il Carosello era concentrato sulla pubblicità, no? Quando sì. Tu cambiavi canale oppure vedevi un film, te lo vedevi tutto. Poi al momento del Carosello ti vedevi tutte le pubblicità, che erano pure carine da vedere, sì. No? Invece adesso un film, cioè, sono tre quarti di pubblicità e il resto è tutto film. Anzi, addirittura è vero, lo fanno. È vero. Cioè, è incredibile. Cioè, se io mi voglio vedere una cosa, no? Tipo, no? E lui come ha detto lui. Sto lì concentrato che mi devo vedere una cosa, pum, sto culo mi sta pubblicità della cellulite. Ti copre. È una che poi vedi, mettono a fare queste pubblicità donne perfette alla fine. Che la paghi pure. Hai problemi di bravo. Hai il culo cellulitico, pum, e ti mette una Beyoncé che ti sculetta avanti. Grazie. Cioè, sto vedendo tipo una scena drammatica, mi compare sto culo, cioè non si può. Stai piangendo. Yeah. Oppure ti appare. Che soffri di stitichette. Se ci metto quella secca, dico io, metteteci una bella chiave, bella gonfia. Ma poi se ci fai casa, viste quelle famiglie allegre dei sofficini? Sì. Ma io quelle là le sparerei proprio. Ma sì, ma perché adesso vogliamo parlare dell'ex 007 che si mette a fare con la Rosita? No, per la sera facemos el pulcinos. Per la sera, cioè, questo faceva 007 una volta. Cioè, voglio dire, faceva quelle missioni improbabili. Poi lo trovi che fa. Facemos los biscotos. No, non è umano. Sì, infatti. Hanno distrutto. Trovala un po' la sigla di Carosello e Caruccia. Oh, la sigla di Carosello. Che vabbè, suo padre, io non ricordo io no. Perché giustamente non ero ancora nato quando facevano Carosello. Sì. Ero un neanche nei pensieri dei miei genitori.
questa, sì. Zucchero. No, tipo, sì, sì. Il tempo che la trovo con calma ce la facciamo. Vedi? Comunque, sai quella cosa bella? Che ci sono tipo 15 sigle di Carosello, perché c'è dall'anno 50, 60, 70, 80 e 90. No, dimmi tu. Dacci un numero. Vabbè, fai il 90, visto che noi siamo giovani. Che bello. Ma perché Carosello fino al 90 non l'hanno fatto? Non lo so. No, no, io signorato. Strano. Vediamo un attimo qui. Qui ci sono tutte le sigle, così le ascoltiamo tutte e ti faccio scegliere. No, dovevamo che fare quella cosa di rock. Che era... dobbiamo qua, bobo popombo. Ma giusto per ricordare Zucchero. Ditemi qualcosina su Zucchero al volo. Oh, Zucchero io lo detesto. L'ultimo che ha fatto... ecco questo, sì, Carosello, l'ultimo. Questo me lo ricordo, tanto tempo fa, sì. Un giovane ragazzo. C'era anche cosa? Come si chiama? La... chi? Il pulcino nero. La... il Calimero. Nero, Calimero, sì. Calimero. Il Pikachu. Pikachu. Oddio. Ma alza... cos'è? 007. Alza un po' sì, nelle cuffie. No, perché... ma era meglio quella là degli anni 50. Alza. Ehi. Sì, sì, vai, vai. Alza, alza. Bene. Alza, qua mi scoppia tutto. Vabbè, ok, va bene, perché io mi sento, quando non mi sento... c'hai problemi di udito? Hai problemi dell'udito? Comunque, sono venuto per l'udito, mi hanno dato tutta la mano. Che cosa brutta. Comunque è proprio brutta come sigla, scusatemi. Ragazzi, qua... no, ma non rende lì su... sul computer, se non rende. Allora, tante volte... il televisore è tutta un'altra cosa. Beh, sì. Vabbè, ora fanno i televisori in 25D, quindi... audio stream Dolby Surround 45.2 l'ira di Dio. Guarda, mio padre da quando è uscito il plasma lì, no? Ha comprato praticamente un plasma di non so se, sì, se è 42 o 40. Vabbè, comunque sì, un anzianotto che giustamente quando poi dopo finisce di lavorare va in pensione, dico, si toglie i suoi sfizi, no? È normale. Allora si è messo allora io sono a buon punto, me li sto già vedendo ora. Televisore, no, ma guarda, casa mia veramente, cioè, vai in cucina, c'è la televisione sopra la tua testa, cioè manca in bagno, guarda, una cosa, nelle camere da letto, cioè sembra una... No, ecco, bravo. sembra giusto per farvi vedere la differenza tra le sigle di un tempo fa e mo, cioè, noi ci troviamo con questo. Questo è Catchmon. Sì, queste sono i Pokémon. Andare ma per forza poi ci sono anche ragazzi della mia età, cresciamo male, ci fanno crescere con Pikachu. In effetti è vero, cioè, no vabbè, ma comunque guarda, fare un tuffo nel passato con i Doors, con il Gazza Rosso, non tanto però credimi, per uno che a te piace il rock, giusto? Sì, più o meno, sì, che suoni pure, io ascolto tutto, sì, per un batterista il rock è un divertimento, sì. Io penso sì, che poi alla fine un quarto anche per un cantante, ammesso che ci riesca. Beh, no, quello là è difficile farlo, eh. Il Guns N' Roses specialmente, perché c'ha una voce di molto molto difficile. Se la devi copiare è difficile. Ah, mai copiare, mai copiare. No, dico, se la devi ricordare, far ricordare è molto tipo difficile. C'è The Voice su Rai 2, non so se lo stai guardando, io ci ho dato un'occhiata. C'è un cantante che è un ragazzo che ha cantato una canzone degli AC/DC. Tu sai chi sono gli AC/DC? Come no? Zande. Io li conosco. Bravo. L'altro giorno avevo anche condiviso. Praticamente ha cantato una canzone degli AC/DC. Se non sbaglio era o I Way to Hell o non mi ricordo. Comunque l'ha cantata. Sì. E mamma mia. Cioè personalmente però è oddio, io. Sì, no, allora io personalmente dico scimmiottare l'originale è facile. Perché anche io se mi metto a fare così, ecco, ho ottenuto gli AC/DC. Il problema è cantare le canzoni in maniera tua, e sarai d'accordo, perché cantare una Thunderstroke, non mi ricordo come si chiama, comunque degli AC/DC. Paolo comunque è un overdose, Questi sono i Doors con Touch Me. Touch Me baby, sì. Can you see that I am not afraid? Bene. Cioè, praticamente questi qui cantavano quando la televisione si vedeva in bianco e nero. Tanto no, tempo quel video è stato fatto in bianco e nero. È una cosa, comunque. No, quel video lì è stato fatto in bianco e nero. Io invece mi ritrovo con la TV 8000 pollici. Sono diversi tempi, ragazzi. No, ma non è ricordare. Guarda, secondo me la musica si è fermata negli anni 80.
Ah sì. Per me ha un anno ben preciso, una data ben precisa. Se ci fai caso, nel cinema copiano sempre le, cioè copiano i film di una volta. Ah. Ma mi viene una rabbia. No, però, ma quante volte lo vuoi fare quello lì di Texas Massacro? Quante volte lo vuoi fare? In 3D. Sembra comunque, la stessa storia. Come film io preferisco molto più quelli di adesso, ma no. Ma sì, ma no, per un guarda fatto... che quelli di adesso no, sono perché, quelli di un passato. Io mi sono visto anche film vecchi e c'era una no, cioè proprio muscia la cosa. La trama vabbè, la trama dei registi di una volta sono stracopiate adesso. Su questo sono d'accordo. Remake, ma sai quanti remake? Ma convinti che i ragazzi vanno a vedere un film, dicono oh, vado a vedere un film d'horror. Quello l'hai fatto. È stato fatto 30 anni fa. Prendiamo l'esorcista. Il primo esorcista, dico uno per dirne te. Il primo esorcista fu fatto negli anni 70, fu fatto 80, non ricordo. Fu rimasterizzato negli anni 90 e furono mise delle immagini che allora tagliarono e fece un successo apocalittico. Sì. Cioè, nel senso che fu a me mi ha turbato per tutta l'infanzia. Bravo. Comunque, a vedere quella che camminava all'indietro. Ma prescindere, no, proprio la trama. Non c'era quella negli anni 90, come quello dicevo. Che non fanno i film adesso, a parte qualcuno che è da riconoscere, tipo Soul, Enigmista, queste cose qui, non ti tengono col fiato sospeso. E chi ce l'ha il coraggio di vedere l'esorcista in 3D? Bravo. Cioè, ad esempio, ti faccio un esempio, la butto più sul comico. Sono di la notte. Prendiamo i film comici. Sì, no. Me la vedevo sopra di... non fare quei gesti perché è freddo. No, me la vedevo. Cioè, immagino un ragazzino che sta coricato con sta... l'esorcista messa a cavaccione sopra di te. No, dai. Allora, il discorso è questo. Prendiamo la comicità. La comicità di oggi, la migliore, qual è? Quella americana sì. È quella che fa più ridere. Però, prendiamo negli anni 50-60, quando c'erano, esempio... Franco e Ciccio, Stanlio Olio non ne parliamo. Era un tipo di comicità pulita, sì. Nel senso che puntava tutto sulla gag. Ora invece le risate, prendiamo un esempio, un film Vacanze di Natale, su cosa fa ridere? Cioè lì è sulla povero sbocca... Massimo Bolt era pure simpatico prima, io l'ho conosciuto quando giravano l'hotel Tre Croci, se non sbaglio si chiama Tre Croci a Cortina, quando hanno fatto Vacanze di Natale 2000. Io stavo sul set con i miei amici, cioè non è che io facevo io lavoravo lì in un hotel dove loro alloggiavano, e vicino all'hotel ci stavano loro che stavano girando. Sincero, sì. Massimo Bolt è così come lo vedi in televisione, ma ho capito, quell'altro sulle si chiama De Sica. E guarda, andate al culo proprio, come dice lui, andate al culo proprio. Cioè, sa, crede, sa, gli puzza proprio. Cioè, e vabbè, sì, come credo un po' tutti gli attori. Comunque, il discorso è semplice. La televisione è cambiata in quanto effetti speciali, si possono fare tante cose che prima non si potevano fare. Sì. Diciamo che quando si fa un film c'è prima una redazione dietro che ti studia che film fare per avere successo, ok? Ecco, vedi, sta le ore. Idiota. Vedi, era un tipo di comicità pulita che anche i bambini potevano vedere. Adesso i bambini si guardano i Teletubbies per dire, c'è una disparità incredibile. Non puoi vederti un qualcosa. Ma poi scusa, dire a un bambino fai ciao. Sì, no, ma infatti, ma per dire, tu non puoi vederti un ti faccio l'esempio, non puoi vederti un programma in televisione con tuo figlio. Per due motivi: o perché ti rompi le palle, tipo i Teletubbies, dopo 5 minuti ti rompi le palle e via. Oppure c'ho perché. Ho dei nipoti che ogni tanto mi vengono a trovare. Bravo. Queste cose. Oppure perché dopo 5 minuti cominciano ad apparire i culi a destra e a sinistra. Quindi il bambino, comunque, sì, ok, va bene, deve crescere, eccetera. Però se tu lo fai crescere così, non so che mentalità turbato. Può avere. Turbato no, ma più arrapato degli altri, sicuramente. Da. Comunque, a parte tutto, io vorrei che tu cercassi una canzone dei Guns. Che diciamo ho ascoltato proprio ieri da una cassetta che aveva mio fratello, un'audiocassetta. È più grande del tuo fratello? Ce l'ho ancora, 77. Ecco da dove viene un po' di sempre dei Guns, bravo. Soprattutto dei Queen, la passione dei Queen l'ho presa da lui. Guns N' Roses, November Rain. Bella. November Rain è una delle più belle canzoni in assoluto. Guardate il video è bellissimo. Girate in una chiesa. Questa è una sigla, sentite. Chi sono secondo voi? Teletubbies. Che palle. Facciamo. No, non lo farò mai. No, ma puoi da notare il bambino con la faccia del sole? A me sembra che arriva e ride. Che cazzo c'è da ridere? Che cazzo mi ridi?
No, no, io su quella collina ci metterei un cecchino con una bella carabina a uno. Tingy bone, winky bone, Trixie bone, lala bone. Poi quanti sono? Quattro sono. Sì, sono quattro colpi in testa. Anche il sole, già che ci siamo. Sì, ma mirali bene perché quelli sì. Là è capace che. Bravo, che poi usano questa immagine del bambino in ogni stronza. Tipo Italia's Got Talent, arriva il bambino, tutti. Oh, quanto è bello! E tutti lo votano. Per la serie, no? In tutti i programmi dove ci sono bambini, tutti che fanno. È sbagliato comunque. È sbagliato sfruttare l'immagine di una creatura. È sbagliato anche alimentare questa cosa. Io, cioè, delle volte mi arrabbio. L'infanzia la devo. Cioè, ci sono dei percorsi, secondo me, che esatto. L'uomo deve fare e sono costretta. Cioè, tu non puoi fare una vita. Bravo. Esatto. Prendi un Michael Jackson, ad esempio. Sì. Da quando era bambino fu preso dai Jackson 5, che era il gruppo che aveva con i fratelli. È cresciuto turbato, malato. Il padre lo massacrava, dai. Questo purtroppo io di Michael Jackson so le informazioni basilari. Qua ci voleva mia nipote, che c'ha praticamente tutta la sua stanzetta tappezzata. Come giusto che sia, cresciuto sì, lo così. So. Lo so, ma Michael ha avuto veramente delle grosse. Michael, sì. Ma vabbè, l'hanno eccola qua. L'hanno trattato male, poveraccio. November Rain, come dire, The Guns, uno dei più belli. Ah, voglio chiudere con Michael Jackson con una cosa. È stato l'unico a mandare a fanculo gli Illuminati, però. Ha combattuto gli Illuminati. Sì, ma anche, ad esempio, se vai a prendere adesso i Muse, non perché sono di parte. Vabbè, a me i Muse, nonostante io abbia una band tributo... Bravo. Nonostante io abbia una band tributo, a me i Muse non mi fanno né caldo né freddo. Però per dire, i Muse in un concerto dissero: noi combatteremo gli Illuminati. Speriamo che ci riesca, per sarà dire, difficile. Quindi saranno i prossimi a morire. Può darsi. Leonard Skinner? Te li ricordi? Chi so? Leonard Skinner. Non lo so io. Leonard Skinner, del gruppo anni 70. Io non lo so. Un gruppo che morì in uno con l'aereo. Vabbè, dai, Tupac pure. Con... Tupac lo conosce. Tupac... Cioè, quello fu fucilato da chi, secondo te? Vabbè, Tupac è stata anche un'operazione di marketing che l'ha fatto uscire come quello sì, che combatteva gli Illuminati. Sì, ma lui fece un pezzo dove che parlò degli Illuminati. Tanto è vero che disse che si era rotto le palle ormai. Sì, vabbè, però per dire, cioè, alla fin fine è anche un modo per fare soldi. Come i Beatles, come i Led Zeppelin scrivevano le canzoni che all'incontrario inneggiavano al diavolo. Ma mi sa che da lì già era resistente dagli Illuminati. Cioè, i Beatles sono frutto degli Illuminati. Siamo tutti sotto controllo. Been through.
Ebbene, siamo tornati. Sono Paolo. Sono appunto. Tornato. Appunto. Ciao. Ciao. Ciao, sono Vincenzo. E anche io ascolto RP Web. No, aspetta. E abbiamo con noi Giulio Andreotti. Ciao Giulio. Ciao Vincenzo, come stai? Tutto bene Giulio? Tu? Io bene Vincenzo. Tu? Sono uguale. Comunque, stavo dicendo, parlavamo prima di Michael Jackson. Sì. Ok. Mike. Quindi abbiamo qui una chitarrazza acustica collegata direttamente al mixer. Abbiamo qua un cantantazzo acustico. Un cantantazzo. No, stavo spulciando l'altro giorno su internet. Ho conosciuto Chris Cornell, no? Oh, grande Chris Cornell. Famosissimo Chris Cornell. Che Paolo non conosce, figurati. Io conosco Chris Cornetto al massimo. Chris Cornetto sì. Tutte le sere. Paolo non conosce Chris Cornell. È un supereroe, no. Cornetto, Chris Cornetto. Io convinto che era vabbè, amico tipo, di Superman. Ti ricordi la, come si chiama, la sigla di 007? You Know My Name. Chi Paolo? Paolo. Se vuoi dico di sì, ma non me la ricordo. Non te la ricordi? Ha fatto un successo. Beh, da oggi in poi mi dovrò riacculturare sì, completamente. Lui. Sai che fa? Appena arriva a casa si mette davanti alla PlayStation. ti porto la prossima volta un po' di boccacci di rock. Sì, sì. Dipende i boccacci, però. Boccacci. Vedi, con l'aroma di rock. Lo sapevo, guarda, vabbè. Comunque, cosa ci vuoi fare ascoltare, Graziano? È Billie Jean. Billie Jean praticamente, detto in italiano, no? Era un nome di una ragazza che ballava. Sì. Allora lui racconta in questa... Bene, bene. Racconta praticamente in questo pezzo che lui dice che aveva addirittura un figlio. Ma non era suo figlio perché non era la sua amante. Così dico. Hanno solo ballato. Quindi lei dice: sì, do twin twice. Nel senso, pensaci due volte prima di fare una cosa, no? Cioè, ce lo diceva il mito Michael Jackson. Oh, il grande Michael Jackson, che fece anche un duetto con il mio di mito, cioè? Con Freddie Mercury. Mercury? Ah, sì, ci lo sono devi trovare delle, perché non lo so. Delle rare registrazioni in cui si mettono loro e sono due voci spettacolari. Continuiamo con Bill Jean qui al vivo, Graziano Carloccio. She's worn like a beauty queen for the moving scene. I said, don't mind, but do you mean I the one who would dance on the floor and around? She said, I am the one who would dance on the floor and around. She told my name as Billie Jean, as a cost of shame. Never in darting, my eyes dream, and flying at the fall of the sky. I am the one who would dance on the floor and around. People all the voice, to be careful what you do. The counters at the broken heart. From the truth, Billie Jean is not my lover. She's just a girl. That's not I the one. But the kid is not my son. Così fa lui. Ma oggi, grazie a tutti. Ci mancava solo che alla fine facciamo. Toby, be careful what you do. The cold goes out. Mama Tossio told me, non c'è una tortura. E chi c'è su di noi? E c'è con la mafia. I am the one.
grazie. No, no, per la sé, ci stava. Che scherzo. Bello. Cioè, qua adesso c'è. Senti. Michael Jackson è Freddie Mercury. Non la sapevo io. La vogliamo ascoltare? Torniamo tra poco? Sì, così faccio qualche gargarismo. Be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their human rights, but we just go and sing sadly. Appunto, siamo tornati sempre Paolo Graziano e Claudio a tenervi compagnia per questi altri 10 minuti. Ma è una domanda, te la facciamo, dai. Qual è stato il tuo momento imbarazzante? Guarda, quando è nato? Penso che l'ostetrica abbia preso schiaffi, no, la madre. Ho letto qualche punto di quello che hai lasciato qua. Guarda, no? Sai che il fatto di quando ti vai a tagliare i capelli, sì, in realtà un po' di imbarazzo si trova. Sì, cioè, comunque, tu dove guardi? Tu ti vai a tagliare i capelli, c'è lo specchio di fronte col parrucchiere, sì, dietro. Tu dove, no, guardi? Ma poi, no, ma guarda che c'è il mio parrucchiere che quando taglia i capelli, non lo so, canticchia, fa. Quindi ti arriva, cioè, sai, ti arriva proprio il respiro sulla faccia. Che schifo. Esci con, ma che cosa ti sei messo? Il dopo barba? No, è l'alito del barbiere che mi arriva sul collo. Bravo, indubbiamente, però c'ha un brutto vizio che lui ti deve, che poi il bello mi mette così, no? E vede, proprio guarda, con la mano così, cioè, faccia fa, mi guarda, capito? Cioè lì mi verrebbe la voglia di fa, c'è una cosa del genere. Avevo un tappo di cerume, mi è entrato nel cervello. Grazie Graziano. Parte tutto, vedo che sta facendo qualcosa. Che stai scrivendo? Sì, così si scrive. Bello che per la 25ª volta ha messo Diamonds di Rihanna come sottofondo. Uh-huh. Cornel. Sì. Oddio, che cosa brutta. Comunque, a parte tutto, Vabbè, per la gioia dei fan di Michael Jackson, gli ho detto di cercare La versione ufficiale di Chris Cornell, che Bill Jean, che poi la prima volta che l'ho sentita, cioè Bill Jean, cioè tutta, sì, un'altra cosa. Sì. Però raccontata come la fa Chris Cornell, sì, è più, è reale, cioè più, cioè almeno la storia, cioè le frasi che dice. Eh sì, poi l'interpretazione, eccola. Oh, ma ce l'hanno copiata un'altra volta. Ogni cosa che fate voi dopo un minuto, cioè. No, Chris, la prossima, guarda, volta io avevo in mente di fare una canzone che sicuramente non ci copieranno. Vai. We Are The World, si chiamerà.
Ho già scritto il testo. Fa We Are The World. Metteremo tutti i cantanti, tutti i cantanti della zona. Non conviene, perché ci sono alcuni che mi stanno sulle palle, quindi però sì, gran parte. Ah sì? Sì. Allora, ditemi se questa canzone l'ascoltiamo un minuto. Giusto un minuto, sì. We'll dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And all her heads turned with eyes that dreamed being the one. We'll dance on the floor. Colpa mia, mi si è staccato la musica, non so per qua, però cominciamo al volo. Cioè, è il bello bella, della diretta. No, è bella sta cosa, sai. Perché... Tutto andato, pa, quando uno non se l'aspetta, che ti pensi? E qual è il problema? Noi abbiamo la musica subito. Fatta tipo, è un Eijo. È un? Eijo. Eijo, ovvero? Vai, spiega in italiano correggiuto. Eijo sarebbe il ragazzo che... Il va a uccidere la ragazza perché l'ha scoperto con un altro uomo a letto. Ah, bello. Molto, era una canzone di Jimi Hendrix che io col mio gruppo mi diverto un casino a farla perché è personalizzabile al limite. Qual è? Hey Joe. Scusa. Ah, non la sai? No. So. Jimi... Ah. Vabbè. La musica è andata via, ma non del tutto. No, non perché l'acustico... Ci sta. Vedi. Graziano Carlucci. Emozioni del cuore. Sarà stato forse per il fatto che non dovevamo sentirlo. No. Chris Cornell. Musica vabbè, troppo no. Di alto livello. Ah. Ecco perché ci siamo noi qui. Perché ci così siamo. Possiamo fare un po' di musica da te. È bello. Personalizziamo Sole Mio. Guarda che faccio. No, stavo scherzando. Non lo so. Ma vai, Sole Mio, cacchio, personalizzato. Vai, comincia tu, attacca tu. Ma lirico oppure? Ti controvocio. No, lirico allora no. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca, pare già, visto che è primavera, pare già una festa. Che se qualche indiano che passa. Che bella cosa è una giornata. Tutto 5 euro. Tesole. Acuto. Attenzione. Oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Ho avuto un orgasmo all'orecchio. Sì, è colato fuori tutto il cerume che era entrato sai nel che, cervello. Sai fuori. Che qui, non lo so, forse sarà l'acustica. Sì. Della, non lo so. O sarà che ti risenti nelle cuffie, quindi sa... No, è proprio l'acustica. Ti gassi perché proprio. La voce va in sì. Quell'angolo, no? E mi dà due schiaffi. Che bello avere gli schiaffi dalla voce. Lasciami stare. L'unico uomo che si prende a schiaffi da solo. Sì. ma... Arriva proprio, cioè, lontana. Sì, ho sentito qualcosa. Ma io vedo delle tracce lì, cosa stai facendo? Tranquillo, tu stai tranquillo. Ah, ok, siamo proprio in radiofonic. Think about this. Think about your generation. Your generation. Say we want to make it a better place for Michael Jackson. Your children's children. So that la sua voce questa. È la sua voce questa. For them.
It's a meta place. Entra Pitbull. Ma la traduzione in italiano, vai, ce la facciamo, vai. Ci sta un posto lontano. Si chiama la Zapparia. Ciao a tutti, sono Michael Jackson, anche io ascolto RPR. Dal paradiso. Non lo so, mi fa sentire. Ad ascolto lui, non mi dà una tenerezza incredibile. Ti rilassa. Sì, perché c'è questa voce che... Sembra Alvin, super. Bravo. Bravo, una grandissima, bellissima voce. Ah, ottima. Quando fa quelle. Ma perché si tocca in mezzo le gambe? Hai capito? In quel momento lui schiaccia e per forza lui, schiaccia. Questo verbo. Quando ero piccolo mi veniva quel. Quella cosa là. Ma se lo so. Nella serie, no? Vabbè. Comunque, siamo arrivati alle 17:22 minuti. Tra pochissimo dovremmo salutare. No. Il nostro appuntamento oggi finisce alle 5:30. Chiudiamo un pochettino prima per problemi. Con Diane. Diane, sì, quello sempre. Io però volevo far ascoltare un pezzettino di questa canzone che mi piace, devo dire. Anche a me. Allora, facciamo ascoltare. We try, we shall see. This bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough. Hope is growing. Make a better world. Make a better world. Heal the world. Make it a better place for you. Better place for you and for me.
Tutti. Già era moscia quello originale. Allo poi... spacciola nell'anima rossi è sempre Natale. Sì, sì. Jingle Bell. Jingle Bell. No, Hey Jude era. La versione... Oh, ma scusa, siamo andati... Ma non dovevamo fare quel duetto? Oh, sì, sì, sì. No, vabbè, Paolo va a ruota libera. Va a ruota libera. Che? Ho visto un uomo che moriva per amore. No. Ma perché fa fr... Lo so. Vai. Volevamo, cioè, con la canzone di Michael Jackson ci ha spezzato il cuore, no? Sì. In latino si dice corazone spinato, cioè proprio il ci ha dato il corazone con gli spinaci. Cioè, sì, ci ha colpito proprio al corazon, corazone spinato, proprio da da dedicare anche a tutti gli ascoltatori di Radio Web. Esatto. E anche a te che e anche al proprietario dell'ex Curaçao. Ah, no, quello è Curaçao, scusate. No, perché l'ho visto un po' con la lacrimuccia. Sì, un po'. Mi è cascata. No, era, era un muco che colava, non era una lacrima. Mettiamo un po' di sound latino. Prego. Bueno, voglio. Su che ta baile. La canzone canterà per noi Papa Francisco. Su che ta baile. Questo è il coso, è il... il presentatore de, della canzone. Della canzone. Scusa la paella, tu perché si parla di Maradona, io Belen Rodriguez, la cucaracha. Eccolo, il corazon. Espinato. Il corazon, espinato. Me ha spinato il corazon. Por más que trato de olvidarla, mi alma non ha razón. Mio corazón es aplastado, muy lindo y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor, por favor, qué dolor que dejó. Ah, corazón espinado. ¿Cómo duele? Me duele, mamá. Ay, 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 cómo me duele el amor. Cuando no tienes pregado, del que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor. Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá. Ay, 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 cómo me duele el amor. Cómo cómo duele el corazón. Cómo duele estar vivo. Sin tener da un lado amor. Corazón espinado. Ay, ay, corazón espinado. Ay, ay, repítelo. Sí. Cómo duele estar vivo. Una mano a la cabeza. Cómo duele el corazón. Cómo duele estar vivo. Sin tener a un lado amor. Corazón espinado. En tórtora, espinado, corazón espinado, corazón espinado, el 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 corazón espinado, viva, viva, viva. El conte della corna che tiene. Ma che cazzo è? Corazon espinato. Oh,
corazón espinado. Ay, ay, corazón espinado. Gracias, yo le tengo la gracia. Muchas gracias. Belén. Buonasera. Te saluto, mi raccomando. Buonasera. Papa Francisco, perché la Habana Rum è Cuba? Sì, Papa Francisco. Perché dice che il Papa Francisco va a fare la messa nei Piaiopar di Caracas. Ma perché non la presentiamo al Vaticano questa canzone? Yeah. Ma fatta come l'abbiamo fatta adesso, sì, però sì, alla sì. Tortoresi. Uè, Papa! Papa! In diretta mondiale. Se rimane senza mine non si può rimanere. Io ancora sei colorito, a essere dal quale come ti è santo Pasquale, a essere dal quale come ti è santo Pasquale. Se ricorda fosse nei paschi, ma era tempo se non bosca. Se ricorda fosse nei paschi, ma era tempo se non bosca. E lì che te ne chiedi il nacht, ma tu te ne vacca, te la cata la massa lì, figli sana di. Ciu, 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 quanti venivi in cazzo su? Stiamo proprio fuori. Lo sai perché? Sta arrivando tutto alla fine, allora dobbiamo vomitare sto bel fine settimana che auguriamo a tutti. Sì, certo. Accogli Rigano, andà a scisa di Paola, accogli Spagari. Accogli gli Spagari! Oh, gli Spagari, mi raccomando, portate. Facciamo un saluto latino, che rimaniamo latini, va. Ciao. Ve auguriamo un fine settimana pieno di Spagari, di cogliuta di Spagari, porca. Sì. Sì. Mi raccomando, lo spagaro cogliere dalla punta. Ci fa la frittata. La frittata da punta. Cubo cacci sotto da Cuba. Ma siete spagnoli tortoresi? Eh beh, normale. Eh sì, nati a Barcellona. E latina, tu calcola che quando Real Massa Claudio de Claudio de Cuba. Sì. Arrivò, de Cuba. Claudio de Cuba sì, arrivò, sì. Arrivò dal Rosaneto. Era un Rosaneto è una contrada. È una contrada vicino Tortoras, no? Yes, Maricossa, yes. Maricossa. La vicino alla Maricossa, da quella Maricossa, no? Maricossa. È pure una molto famosa bevanda alcolica di Cuba. Niente, Jimmy ci sta dicendo che questa è la fine. La Vana Chiazza, che è? Sì. Allora niente, salutiamo tutti quanti gli ascoltatori. Una merdosa fine settimana, perché... Vediamo un po' se la riesco a beccare, fammela sentire un po'. This is the end. Dovrei accordarlo. No, mi sa che è scordato lui. No, perché sai? Perché mi sa che è scordato lui. Un brano di 50 anni fa registrato milioni di copie. No, guarda, mi sa che è scordato. Davvero? Ma che cazzo fai? Ti giuro? Sti Doors. Ma guarda, fanno le canzoni scordate i Doors. Abbiamo fatto una scoperta mondiale. Bellissimo. Ovvero i Doors registravano con la chitarra scordata. Sì, il mio batterista aveva il tatuaggio. Forse l'accordava un semitono sotto. Il mio batterista aveva il tatuaggio dei Doors. Con la chitarra scordata c'era pure. Oppure no? Ciao ragazzi, dovremmo salutare Jim Morrison che fa le canzoni scordato. Ma io non lo so. Jim, non ti permettere più di fare una cosa. Non ti permettere più. Allora ditemi voi. Ragazzi, noi ci vediamo, vabbè, con Graziano. Io mi vedrò venerdì prossimo, se non morirò prima. Sì, no, ma pure in mezzo alla settimana penso che qualcosa posso morire. Sì, lo so. È il bello fare tutte le ricordiamo agli amici pure che ci ascoltano, se c'è qualcuno che Paolo è amante della natura, perché anche Paolo verrà con noi. Sì. Non so sì. Se rimarrà vivo, perché non comunque 2000 metri tronco. 3 giorni di cammino la vedo dura. No, non sono 3 giorni di cammino. 2. No, neanche. Sono, guarda, a ore, diviso ad ore. Sì. Saranno 20 ore di camminata, ma suddivise in 3 giorni. Tranquilla. Cioè. Perché poi dobbiamo pure ritornare, quindi le 20 ore sono... Arriverai con delle cosce tipo Roberto Carlos. No, vabbè dai, fino all'altro giorno mi sono fatto più di 50 km a piedi. È comunque una cosa che vuole passione, quindi... No, ecco, va. Con me stai tranquillo che sono sicuro che ti dimentichi pure che stai camminando insieme a me. Vedi. Cioè ti farò una capa così. Diciamo, ti faccio... Te la porti la chitarra? Beh, forza. È obbligato, sì, è obbligato. Cioè, sennò... Obbligato. È obbligato perché mi metto lì vicino... Al focolar vicino alla tenda. Perché mi ha lasciato Anna Maria? Voleva bene. Anna Maria è la mia ragazza. Anna Maria, perché stai con lui? Anna Maria. Cioè, mi ha lasciato me. Per graziamo. Voglio bene.
Corre, corre, Nicola, c'è un nome minicato. Ora corre, cava, sta girata. Corre, Nicola, che motivata. Ci vada, qui ci starebbe bene. Io tengo in a sveglia tocca quando mi suona avanti. Sai perché è ora di andare? Sì. E allora intanto che il nostro Graziano continua a suonare di sottofondo, si scarica la batteria. Io e Claudio salutiamo. Mio caro Claudio, salutiamo a tutti i nostri amici che ci hanno seguito durante la settimana. Sì, noi sì, non ci vede sì. Facciamo la settimana da ignorantoni, arriviamo a fine settimana e ci molliamo quelle cose proprio. Vabbè, allora ci vediamo mercoledì con me, eh? Ok. E con me ci rivediamo lunedì. Lunedì avremo come ospiti, non mi ricordo di chi. Vabbè, sì, avremo qualcuno. Qualcuno sicuramente. Il motorino sta partendo. Noi vi salutiamo e buona giornata a tutti e buon fine settimana. Soldi e debiti, ho colpe e meriti, ma anche il colore dei tuoi occhi e la mia stanza dei balocchi. Ho ancora i dischi che ascoltavi, il nostro vecchio pianoforte, il desiderio di parlarti e di scoprire le mie carte. Ho tante maschere, ma devo ammettere, non ti assomiglio in questa cosa, anche se è tardi ormai ti chiedo scusa. Ho la stessa voglia di giocare, credevo già. Sai, ma l'inverno è già alle porte, tu ogni giorno tu mi manchi come il sole che s'appoggia all'orizzonte immenso e blu, ed io mi sento perso. I tuoi passi e le parole che mi hai detto prima che ti addormentassi, ormai le critiche non mi feriscono, ma devo a te questa fortuna, a te che abiti la luna. Cosa pensi in quella foto con me in braccio sulla spiaggia? Ascolti ancora divertita la canzone della pioggia? È più credibile che ormai sia polvere e tu non possa più pensarmi? A quest'idea non riesco a rassegnarmi. Ogni giorno